Ok, cercate di non distruggere l'arto avversario, perché ovviamente siamo qua per allenarci, dobbiamo allenarci per 5 ore, quindi dobbiamo non devastare. Però attenzione, quando Manuele entra, fate attenzione a questo dettaglio, bam, ok? Al massimo in questa maniera qui. Quindi cercate di non, come dire, non portarvi troppo in basso, perché se vi portate in basso, questa roba qua scende, bam, vi trovate piantato il coltello nel bicipite. Guardate che quelli bravi, se vi piantano il coltello nel bicipite, hanno una daga, poi vi aprono tutto il bicipite, perché fa bam e si tira via. Quelli che sono capaci, quando hanno fatto l'inserzione, una volta che hanno fatto l'inserzione cercano di aprire, no? È come quando si fa questa roba qua che si cerca di aprire, quando si fa questa cosa qua si cerca di aprire, quando si entra nella gola si cerca di aprire. Quindi lì è la stessa identica cosa. Quindi bisogna avere l'idea di andare a fare questo tipo di lavoro qui. Chi tira deve cercare di essere più onesto possibile, perché sennò fate fatica ad addestrarvi, ok? Quindi chi tira deve pensare alla gola, no? Deve pensare, bam! Quindi questo è molto importante. Quando lavorate, fate sempre anche attenzione a dove mettete l'altra mano. Cioè l'altra mano non deve mai essere troppo lontana qua. Cioè anche se devo andare a fare, appunto, se devo andare a fare l'estrazione, l'altra mano sarà sempre qui. Cioè, se le mani devono sempre rimanere chiuse addosso, quindi mai troppo sbracciare. Anche nella materia del coltello, a maggior ragione nella materia del coltello, ok? Quindi fate attenzione a questo elemento qui, quindi cercate di fare il check fatto un po' meglio, ok? Cercate di essere un po' più precisi nel check. A domanda rispondo: se sono qui e ho questo, ok? Uno è questo e l'altro è questo, perché questa mano potrebbe essere impedita. Attenzione, ma questo viene fuori, non so, lo vediamo poi magari nel pomeriggio. Qui se lui entra, io qui sono scomodo, faccio check, ma se io sono corretto posso fare check pass e mi metto qua. Questa deve essere la mia posizione migliore, perché da qui lo posso colpire, da qui posso fare il primo vero disarmo. Perché la gente ha delle strane idee sui disarmi, pensa che i disarmi devono per forza essere magari questo lavoro qui per andare qui e cercare il protega esce qui, no, magari andare al contrario per andare qui a fare i vari giochetti, ma non è così. Perché? Perché la maggior parte delle persone non fa copertoni e si mette col coltello a fare questo lavoro qui, a fare questo lavoro qui, e non hanno il grip. Come abbiamo visto lì nel Knife Aggression Report, la maggior parte delle persone non è capace di tenere il coltello in mano, quindi la prima botta gli cade il coltello. Ok? Perché non sono esperti. Cioè, esperti vuol dire mettersi lì col coltello sui copertoni tutti i giorni, in modo tale che non hai scorrimento della lama. Quindi ti rispondo: o così e così, ok? O così e così, ok? Quindi ho con una mano sola in questa maniera, o con due mani in questa maniera. Qui dipende se sono impegnato. Perché attenzione, se lui è, per esempio, senza coltello e chiude, io voglio essere quello che è l'accoltellatore cattivo. Quando lui cerca di entrare, io me lo chiudo in modo tale che vado a farmi la mia estrazione. Io qui devo punturarlo. Allora, ogni tanto mi dicono: ma Frasson ci racconta come uccidere le persone. No, non è che Frasson vi racconta come uccidere le persone. Frasson vi spiega i cali. Il cali dove parte? Parte armato, perché se tu non hai le dinamiche delle armi, tu non puoi imparare a difendere, perché non puoi capire un cazzo. Come quelli che dicono: io faccio il disarmo da pistola. Sì, ma tu una pistola l'hai mai vista? Non hanno mai magari neanche tenuto in mano un'arma per sapere che peso che è, eccetera eccetera. Poi magari non hanno mai sparato, ma non hanno neanche la contezza di cosa stanno facendo. Allora, nella tradizione filippina, nella tradizione del Kali, prima si impara bene l'uso e poi a quel punto comincia a dire: ok, io il coltello lo posso usare così e così, cos'è che faccio? E le migliori scuole hanno ovviamente fatto tutti questi lavori di dire: il mio avversario fa questo, io cosa faccio? Il mio avversario fa quello, io cosa faccio? E c'è stata tantissima evoluzione, anche solo dagli anni 90 ad oggi c'è stata un'evoluzione, tra virgolette, enorme. Quindi, o così, ok? O così. Perché è importante farlo sempre in classe? Perché ve l'ho già detto. Tutte le volte che sono qua, io devo riconoscere i gesti, no? Ok. Se io voglio bloccare, per esempio, uno che sta cercando di estrarre, che sia un'arma da fuoco, che sia un'arma da taglio, eccetera, eccetera, devo riconoscere quei gesti che fa. Se non riconosco quei gesti che fa, allora sono molto in ritardo. Perché attenzione, l'ho detto sempre, i miei lo sanno bene. Allora, qui c'ha un gesto solo, estrai, ok?
ok, se lo fa da qua, perché lo mettiamo qua? Perché ovviamente io sono un civile, la maggior parte dei coltelli e delle robe dov'è che possono saltare fuori? Da dove possono saltare fuori? Da qui. Qualcuno potrebbe avere un dead knife qui, ma deve già fare questo, lo devo già vedere che fa questi lavori. Quando fa dei lavori così, la mia attenzione deve essere alle mani. Cioè, io lo dico sempre a tutti gli eventi, eccetera, eccetera, dove ci sono anche gente che fa magari servizio per la strada di ordine pubblico. La prima tensione è dove ha le mani. Perché se io, cioè, quando io ero ragazzo, si leggevano delle robe, ma tu devi guardargli gli occhi. Perché, cioè, tu li guardi gli occhi e dagli occhi capisci. No, dagli occhi non capisci un cazzo, ok? E poi facciamo anche fatica, attenzione, perché se l'altro sposta velocemente gli occhi, noi siamo tentati, perché abbiamo un sistema della testa, della nostra specie, che ci fa riconoscere il movimento degli altri, dove gli altri guardano. Francesco, che è uno psicologo, ci potrà dire se è vero o non è vero. Se facciamo così, se io faccio così, tutti guardate di là cosa sta succedendo. Allora, già abbiamo questo problema, ma guardarlo in faccia non è una cosa interessante. Quella cosa interessante è guardarlo dove ha le mani. Allora, mi ricorreggete un minuto uno, semplicemente il check. Quindi lui arriva, mi ricorreggete il check in questa maniera qui. Ok? E adesso prolungate un pochettino il lavoro di check. Cosa vuol dire? Che io ho il check e ho le mani nude. E gli cerco di rifiutare uno schiaffo, ma ho le mani nude. Poi quando mi viene comodo mi vado a cercare questo e lo vado a prendere. Ok? Perché poi dopo, il prossimo giro, faremo questo. Ok? E li mettiamo poi tutti quanti assieme in modo tale che per la fine della giornata viene una roba dove ci sono i check, ci sono i pass, c'è wave, c'è palasut, poi c'è magari kuba, c'è di nuovo un palasut, poi magari c'è kuba basso e quindi bisogna lavorare sul lavoro basso, poi magari di nuovo torna alto, poi magari lo taglio e entro da questo angolo qua, poi magari ritorno fuori. Quindi dobbiamo imparare a fare tutte queste cose oggi, ok? Che ve le dovete portare a casa, che sono molto istintive, e vi portate a casa un sistema di lavoro. Un minuto solo, il check fatto bene con la mano e procediamo.